Hello, Jesus. Ah, ok, fa lo stesso glitcherino di ieri che inizialmente non lo prende. Eccolo qua. Ah, ragazzi, secondo me il meta è: tutti i PG devono avere almeno forza. Quindi che sia forza Dex, forza Agi, ma devono avere forza. Proveremo a fare una run così. Chissà cos'è survival stat drop, forse quando ti pistano, sai? An ancient hobo prophecy had foretold about your arrival. The chosen one, who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem. You don't remember who you are, nor what your name is. You are also... naked? Naked? What? Ok. È un fight club con i barboni, in pratica. E c'è tutta una parte gestionale, a dire il vero. Che non è per niente brutta. Cioè, ripeto, ieri sera sono partito convinto fosse un gioco Omega Troll. E invece è un gioco fatto parecchio bene. Devo dire. Allora, quindi facciamo il nostro primo coso di forza. Perfetto. Però stavolta non scommettere l'azzardo. E metti caso che sto giro andava bene? Che fai? Cioè, metti che sto giro non ci vuole scammare il tipo della corsa dei ratti? Cioè, siamo nei bellissimi due di oggi. Ma è incredibile, ragazzi, come anche i jungler smurf facciano cagare. Cioè, nel senso, io ancora sto pensando a quell'ultimo game con Fiddlesticks. Quanto poteva fare schifo. Ho visto a fine game quanto danno ha fatto, a fine stream. Allora, noi qui risparmieremo l'acqua. Il tutorial dice manda il tuo PG a fare la doccia. Forse me l'ha già data. Idea originale non è l'ennesimo plagio. Esatto. Pochissimo, raga, ha fatto 2k di danno più di Nami. Niente. Bisogna mettere l'acqua, altrimenti non va avanti il tutorial. Go, Garbage Invasion! Ma ho il PG tutto storto, raga. Ma che cazzo di PG mi è uscito a sto giro? Dai, io rivoglio quello di ieri, che era godlike. Rivoglio il mio PG di ieri, che era fortissimo, cazzo. Mister Barbaverde. Ok, va bene. Noi trainiamo forza. Il PG è stanco, quindi lo facciamo dormire. Vaffanculo. Pum pum. Come è andata la collab oggi? Bene, bene. È stato super funny. Fragolozzo è super chill. Io mi sono divertito. Poi vabbè, state partite un po' più hard del solito, perché comunque la gente era tutta di elo più alto. Però vabbè, sono più o meno soddisfatto. Anche quel game con Annie dove stavo prendendo gli schiaffoni, in realtà abbiamo fatto sentire la presenza poi. Allora, guardiamo bene le skill a sto giro, raga, perché ieri le prendevo un po' a banana. Allora, pugno uncinato, da 5 a 20% di possibilità di stordire, da 15 a 40% di infliggere danni critici. Questo mi sembra fortissimo.
Cioè, questo può stunnare e in più può crittare. È fottutamente fortissimo. Almeno due pantaloni fatti con gli stracci. Oh. Vabbè, forse dovevamo già. Andiamo di notte al parchetto, vediamo. Ah no, il primo è Electric Avenue. Beh, faccio rivedere i video per chi magari non li ha visti ieri. Da Bleeding. Non c'è loot, va bene. Allora, sono in fare tutto quello che è per un piccolo passo. No, fottiti, il cibo non lo traderò mai con nessuno. Raperonzo non ci caga. Questo è rosso. Vabbè, ma dovrei spaccarlo, dai. Non toccare la mia spazzatura. Quella è la mia spazzatura. Stunalo, stunalo. Non l'ha stunato, niente. Boom! Guarda lì che 1-2 che gli ho fatto. Easy clap. Non c'è niente, non c'è niente. Where's my loot? Una monetina per un veterano. Ah, è vero, qui posso già prendere il tipo nuovo. Lei mi dà la quest che devo portare. Denti di leone, 3 fiori e una rosa. Ok. Possiamo tornare qui di giorno, direi. Allora, buildiamo il robo della Dex. Proviamo a fare prima oggi, va? No, risorse insufficienti, fuck. Facciamo questo. Ah, riposiamo e torniamo lì di giorno ora e vediamo se cambia qualcosa. Ciao Roby. That fat belly brings me hope he serves decent hot dogs. But the look on his face makes me worried. What happened? This look on his face. No, no, no. Ah, sto cercando di vendere il mio dog. Questo barbone e canterino e i suoi non aiutano gli affari. Appena i clienti vedono questi rifiuti umani attraversano la strada. Posso occuparti di loro una volta per tutte? Questo posto sta distruggendo la nostra fonte di reddito. Pulisce e costruisce questa zona. Le persone non buttano più la spazzatura qui. Puoi liberarti di lui? Allora, proviamo ad aiutare il barbone a sto giro. E picchiamo il paninaro. Ah no, forse anche ieri ho aiutato il barbone. Ho picchiato il paninaro, non mi ricordo. Stunnalo, please. Arato, va bene. Ok, dollarozzo. E possiamo anche... Perché non mi fa prendere lui? Ah, mi ha dato la reward. Ok, reclutiamo Kenshi. Ora abbiamo anche Kenshi e... Ah, vedi, ho fatto la puttanata. Devo fare... Vediamo se posso, sì. Facciamo forza anche a Kenshi. Bella Alex. Ah, mi mancano le bottiglie per fare il letto. Vediamo se adesso va in automatico a dormire lui. Sì, figo. Teoricamente se ce la giochiamo bene con un letto solo più o meno riusciamo comunque a fare le cose. Certo, due sarebbe più comodo. Ah, Grand Theft Trash credo che all'inizio prendo solo schiaffi, quindi evito. Però fra 14 ore c'è l'invasione di rifiuti, quindi io direi di far riposare lui. Ciao Ish. Oh,
Ok. Ah, fammi mettere le abilità. Lui ha preso un punto. Gli possiamo dare il calcio esplosivo. Quindi gli infliggere danni critici. Quindi distordire un bersaglio. Ginocchiata. Allora lui lo specchiamo così, va. Calcio esplosivo. Ok. Tu invece hai imparato. No, non ho il coso per un'altra skill, quindi direi di prendere la passiva. Non passa mai a puntare i tank se ci sono tank nel tuo raggio d'azione. Aggiungi il 10% di possibilità di stordire con un qualsiasi attacco, ok. Lo Stumbot, cazzo. Facciamo la fututu build. La fututu build. 14 ore, 6 ore. No, 6 ore ti puoi fare... No, 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 non ti stancare. Docciatevi. Niente, mi si è stuccato il personaggio, ok. 8 ore, sono tante da aspettare così, però va bene. Ah no, era l'altro, perfetto. Ah, ma 2v1, lo ariamo. Go. Ok, easy. E abbiamo preso dei dollarozzi. Più che altro mi servirebbe... Mi servirebbe... Come mai restarte? Perché abbiamo fallito ieri. Minchia, arrivano gli sbirri fra 21. Gli sbirri mi spaccano teoricamente. Non credo minimamente di poter reggere gli sbirri at the moment. Uh-huh. Però metti caso che spacco gli sbirri. Sicuramente mi danno del gran buon loot loro. Ah, vediamo, 12 ore. 12 ore riesco a fare ancora due giri di training. No, mi sa solo uno. Ok, lui lo mettiamo qua a non fare un cazzo. Lui riposa. Aspetta che abbiamo punta abilità da mettere. Che è ancora passive. No, la skill nuova. Allora, skill nuova possiamo mettergli... Ci deve convertire danni critici a bassa energia in danni all'energia invece che danni normali. Io non so se è buona sta skill. 50-100% di convertire danni critici a bassa energia in danni all'energia invece che danni normali. Praticamente toglie la stama invece che fare danno. E mi sta bene. Però non consuma stama. Quindi in realtà è buono sto colpo. No, fatti, regà. Non subiti. Minchia, c'è uno dei due enorme. Cazzo, ma sono i due di scuola di polizia, regà. Quello che fa i versi è quello gigante. E niente, il mio ha deciso che deve girare in tondo come un cretino. Va bene, abbiamo abbozzato, direi. Lo sapevo che i poliziotti... Niente, abbiamo perso un dollarozzo e 50, la metà di quello che avevamo praticamente. Morda. Allora, invece che allenarci ancora... No, lui lo facciamo stancare. No, però sì, conviene forse fargli fare almeno il 3 a lui e poi andiamo a fare la missione. Pum, pam. Teoricamente possiamo andare a parchetto ora, vero? Meccanico, ok. Non ci sono più i monnezzari una volta, no ragazzi, non c'è più religione.
Una volta i cellerini non si permettevano di venire nella nostra zona. Minchia, Johnny, è cambiato tutto. Non c'è più rispetto per i monnezzai. Ok. I am deeply confused. I can see he's watching me. And I can't really tell why. Is he taking me to prom? Or will he whoop my ass? Pam 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 pam. Ok. Allora, Boris vuole che io picchi loro. E loro vogliono che io picchi Boris, credo. Non sembrano prendere sul serio. Va bene, aiutiamo loro a sto giro. Vediamo come va. Vediamo come va. No, level 3, level 2. Come... no, io sono 4-2. Uno, ho suonato uno, good. Il kick. What? One down. Easy. Spappolati, raga. Un dollarozzo. Fetta di pizza. Fetta di pizza. Ah, mi dà una stecca e semi di carota. Cassette degli attrezzi. Consegna gli strumenti ai meccanici. La cassetta degli attrezzi non è... no, questo aspetta di iscrivermi. La cassetta di attrezzi non era molto avanti ieri, regà. Pare di sì che c'era una quest che voleva la cassetta di attrezzi e non sapevo dove cazzo si prendesse. Ok, allora riposiamo. Riusciamo a fare un altro letto, cazzo, no. È al porto, esatto. È che ho bisogno fottutamente del secondo letto. Anche se no questa cosa qui mi rallenta un botto. Perché ogni volta devo tenerne uno fermo. Perché se gli faccio fare qualcosa si stanca. Allora, dobbiamo andare al meccanico di notte però anche. So, this is how it all starts. You grow up as a street. Le risorse puoi comprare da qualche parte. Nel senso, ci sono degli NPC che tradano le risorse anche volendo, sì. No, perché l'ho guardato? Questo mi rompe il culo. Non posso andarmene, vero? Porca puttana. Fatto la cazzata. Figa, anche ieri sono stato baitato da quel cazzo di coso e mi sono fatto sfondare. Steso. Va bene, però abbiamo i mats per fare l'altro letto, mo. Beh, lui ha letto che si riposa, abbiamo fatto l'altro letto, torniamo subito lì e vaffanculo. Ed evitiamo di... è notte? Sì. Only the most notorious bad guys chill in the basketball playground at night. At night. Ok. Va bene, va bene. Questo era quello che tradava l'erba con... quindi ok, i trader sono sempre uguali. Ok, vediamo di picchiare Giorgi. Dovremmo riuscire a farcela lui. Ah, solo uno? Minchia, uno più uno? E direi di mettere... Misha. Go Misha. No. Vabbè. Ma come... oh, Misha devi mettere. Ok. Level 4. Scontro alla pari. Se lo stunno vinco, se non lo stunno GG. Non lo stunno. Dai Johnny, manca un hit. Nice.
Tanto pretty easy. Cioè, solo svomitazzati un po' addosso. Ok. Quindi parchetto di notte è fatto. Allora, se riusciamo a dormire giga fast, andiamo a vedere anche il resto di notte. Stiamo un po' speedrunnando rispetto a ieri. Non vorrei fare una puttanata, andare così veloce. Meccanica di notte. Wow, I can't believe how silent it is. For a moment I could hear my own heartbeat. Tra l'altro, rotto per un cazzato Vortex, esatto. Ok, qua di notte non cambia nulla. No, non è vero, c'è Vladik che per 5 di carta ci dà 2 stack. Ok, questo neanche l'aveva mai visto forse ieri. Però non c'è null'altro di sera qua. Qui ci siamo già venuti di notte, non ce ne frega un cazzo. Parco giochi non ci interessa. Ok, possiamo tornare a casa e andare a parco giochi di giorno. Sono le 4, allora facciamo allenare entrambi. E Johnny, quando sei stanco devi andare a letto, semplice. Cazzo, hai detto di farsi la doccia? Devi allenarti, animale! Ah, cazzo, siamo al resort! Cioè, si svegliano e fanno la doccia loro. No, ho sbagliato, mi è scliccato. Allora, questo gli mettiamo la ginocchiata, ma gliela mettiamo. Calcio per colare. Fanculo. Pieti la ginocchiata. Ok, mettiamolo full forza per ora. No, no, no. Ok. Allora, abbiamo detto che dobbiamo tornare al parco giochi di giorno. Allora, raga, ieri chi è che abbiamo picchiato? Il grande o i bambini? Il grande, vero? Grazie, Alconi 42. Cretino. Ieri abbiamo picchiato il grande, mi pare. Oggi picchiamo i bambini. No, niente, ho sbagliato. Ho accettato ancora la quest. Devo picchiare il grande. I'm a bitch. Minchia, mi ha spappolato. Attacca ancora tu, attacca ancora tu. Please, 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 do it, do it. Nietzsche. Nietzsche, ok, mi dà pomodoro, va bene. Aria cleared. Qui ancora non è neanche da pensarci. Ah, questo è l'allenatore di agilità che quando buildiamo il coso viene da noi. Quello non lo posso ancora toccare perché mi rompe il culo. Bella bianca con i 18. Che sculata, abbastanza, sì. Ah, non è stanco per un cazzo, ok. Treniamoli un attimo. Me l'ha già messa la zona nuova? Ok, abbiamo il mercato. Fanculo, andiamo subito al mercato. Okay, this mysterious midget should definitely know the answers to my questions. Ah, mercato c'era lui che è il primo boss. Che vabbè, era una cagata, eh. Però oggi sono abbastanza underleveled rispetto a ieri. Questo mi vende a $4 i calzini. 7% calore e 15% danno calcio. Cazzo, però $4 è un botto. Questo $10 mi viene dalla carne del cielo, che è tantissimo. Vabbè, qui è tutta roba super mega giga overpriced. Prima che ragazzi questi gang potete risolvere la situazione. Ok, qui devo ammazzare tutti. Bella Captain Raccoon con i 22, Corsisa con i 34. Welcome Beccherino, thank you.
Allora, qui mettiamo lui. Mi ha deletato, è level 5. Ok, non se ne parla ancora di fare questa missione per il momento. Mi ha deletato. Mancano le foto dei tuoi piedini dei... What? Ah, quindi dobbiamo fare almeno il 6 per andare lì. E già tanto se no sti barboni stanno in piedi, vero cazzo? Barboni della minchia. Ah, Misha ha preso un altro punto. Non posso neanche puntare un tank? No, tieni 10% di bonus a tutte le abilità di danni. I bonus di danni vengono sommati e arrotondati per eccesso, no? Per difetto. Sentiero dell'evocatore. Personaggio che dà 15% di più esperienza e resistenza a livello uguale inferiore alla forza. La sazietà. 10% di danni bonus sotto le abilità di danni. I bonus ai danni vengono sommati e rotolati per... Va bene, mettiamo il danno maligno. Non passa mai a puntare il tank. Sì, mettiamogli anche questo, va. Ok. La cosa di Welcome Beccherino Boo è una citazione a Thimbleweed Park. Ah, instancabile, 10% di energia in più, 50% di possibilità di non mancare un attacco quando qualcuno sta schivando. Prevede la previsione. Ottenere il 30% delle possibilità di contraccolpo per questo attacco. Il contraccolpo può infliggere danni collaterali ai nemici. Va bene, mettiamogli il contraccolpo su sto attacco. Abbiamo ancora un punto. E gli diamo un bellissimo niente. No, ce lo teniamo a sto punto. Pum, pum, pum. Bella McCandy. Ciao Shorty, bella piuma che è pronto a sparare con i tank. Per il cibo come fai? Il cibo lo trovi e lo tradi. Il cibo lo trovi o lo tradi, oppure puoi piantare le cose e cucinarlo. Ah, loro sono 2 di 4, dovrei deletarli. Il cazzo. No, sì. Easy. Get out of my place, bitches. Ok, quindi allora vediamo di costruire subito un vaso. E iniziamo a piantare i semini piccolini, mini. No, gli sbirri no, fra 20 ore. Shit. Ah, costruiamo il pentolone così poi possiamo cucinare. Ciao Step. Aiaia. No, non voglio partecipare all'evento perché mi pistano. Ah, così così nemmeno mi riposo per la polizia che arriva, perché tanto mi picchiano. No, però posso mai give upare senza provare a lottare. Vaffanculo, ci provo a lottare. Pezzi di merda. Ah, 7 ore ce la faccio a riposarmi? No, eh. Non ce la faccio neanche a cucinare. Cazzo, ce n'è uno che è stanco. Velocità d'attacco dei personaggi ridotta del 30%, riparare la fame 25% più. Cazzo.
Tanexor? Rifarei Doki Doki ora che è uscito il Plus? No. Pum, pum, pum. Quasi quasi li metto dentro. Ma no, fanculo, dovete venire picchiati entrambi. Così vi ricordate. Cazzo, erano anche di livello più basso. Allora era fattibile forse sta fight. Oh, guarda che forse ce la fanno. Poggers. Boom, bitches. Guardate il rispetto, cazzo. Cos'è che c'ha lui? Ah, minchia, lui è sfinito perché deve mangiare. Fai un po' di pesi che ti passa la fame, Johnny. Ma sta cucinando questo, sta facendo finta? What? Sta facendo finta il bastardo. Ma forse perché è stanco? Ciao, Naruki. Non sta... Che cazzo gli stava a bisogno per girare un cucchiaio? Tu ti appoggi un attimo. Cosa? E poi chi viene? Aspetta, tra poco dobbiamo giocare a World of Tanks, Johnny. Dove vai? Devi venire a fare gufo di gufi gufosi. Ok, quello mangia. Ma ste cazzo di bollicine? Come malnutrizione? Ma minchia, solo 42%. Ho ancora fame, cazzo. Figa, l'omino mangia tutto? Cazzo, non avevo valutato un paio di fette di pizza. Non è possibile che non abbiano cibo? Ciao, Matte. Ok, abbiamo huge food problem. Huge, huge. Allora, vediamo. Questo non è Misha, ok, è l'altro. E ha 4 punti in forza. Beh, allora, uno è instancabile sicuramente e uno prevede la previsione. Lui invece ha 3 punti in forza. 15% di danno, va bene. E poi gli mettiamo già la secondaria, che iniziamo a spostarlo. Perché non mi fa prendere mai affamato, che ho un punto? Mi trolla? Ok, non so perché non me l'ha fatto prendere. Ok, allora, mercato, proviamo ad andare a vedere se ce la facciamo, mo. Non c'è modo per rinominare i PG, purtroppo no. Minchia, Yuri, guess who's back, little bitch, guess who's back. Prima eravamo a level 4, ma siamo a level 6. E direi che si sentono i due livelli in più. Oh, ci bazza, very good. Allora, lui proviamo a pistarlo con l'altro, vediamo come va. Ah, sono un livello più basso. No, minchia, non ce la fai, oh. Cioè, quando sei di level più basso non c'è un cazzo da fare, ti rompono il culo. Cazzo, sta anche sanguinando lui.
Vabbè, lui anche se non è curato me ne sbatto il cazzo, perché tanto faccio combattere solo l'altro qua, tanto sono tutti 1v1. Non fai più il figo con una della tua stazza, vero? Babbone! Vedi sta sveglia! Stunnalo! E non stunna mai! Ma che mi batte? Devi fare l'uncino, Johnny, devi... Mamma mia, come punizione non gli darò da mangiare? Non gli darò da mangiare come punizione. E devo... Allora, aspetta. Quindi ci viene resistenza. Ok, resistenza è questo, vero? Resistenza, ok. Quindi noi gli facciamo fare i pesi, cioè le flessioni. E lui invece vorrei farlo agilità, ma non posso farlo perché la passiva worka solo su resistenza. Beh, però in realtà non ce ne frega un cazzo, perché lui può fare resistenza e poi speccare la passiva di Dex, ok? Riusciamo a fare un tappetino? No, uguale. Faccio questo. Allora, noi lo mettiamo qui e noi lo mettiamo qua. Se dico che è una moneta di gioco diventa l'oro, esatto. Exactly. I semi, bravo Johnny. I semini piccolini. Mini, mini, mini. Ah, raga, l'altro giorno mi sono visto... mi sono visto Hit 2 che non sapevo nemmeno esistesse. Non sono dovuto vedere in due rate perché anche a 3 ore di film non ero psicologicamente pronto. Perché non mi fa mettere sto punto, raga? Punto abilità 1. Non me lo fa prendere. Ah, perché forse ho bisogno di questo. No, perché ho questo. E hit, non hit. Non mi è dispiaciuto, regà, sapete? Non mi è dispiaciuto. Allora, lui ha pugno derubante, calcio barcollante. Quindi ci deve essere l'energia rimanente del bersaglio. Danno di base più ruba l'attacco più potente. Allora, danno base più ruba l'attacco più potente del bersaglio. Se ne ha uno con la probabilità del 20-40%. E lo mette in ricarica. Ah, praticamente gli debuffa l'attacco. Però il cazzo carcio barcollante mi sembra OP che gli togli l'energia. Non mi sembra per un cazzo male. Quello del clown, sì. Non avevo mai visto il 2. Ok, allora dobbiamo costruire una torcia, ma non abbiamo i mats per costruire la torcia. Figa, è già arrivato l'inverno. Che merda. La vecchia di quel film, esatto, che c'è la vecchia con le mozzarelline penzolanti. Ok, arati, siamo fortissimi. Abbiamo un problema di cibazza ancora, che palle! Devo fare almeno l'8 con lui. Ma non ci ho fatto caso, raga, quando mi livellano i PG gli aumentano le stats? Credo di sì, credo che gli aumenti almeno vita e dex.
Oh, questo ho preso un punto index, vediamo. Pugno rapido, 30-60% di possibilità, ma se viene di combinare abilità di danno casuali usando la metà dell'energia, le altre abilità possono essere in ricarica. Ah, di combinare abilità di danno casuali usando la metà dell'energia, potrebbe essere good. Devo per forza fare questa cazzo di mission, perché dai Johnny, ti devo spaccare, please Johnny, fai bravo, siamo un livello sopra, stunnalo col primo hit, Johnny, stunnalo col primo hit, nice. Ok, very good. Allora, tanto per... Ok, abbiamo trovato un cibazza. Ah no, lui lo possiamo pistare in due. Vabbè, proviamoci. Level 8, 2v1. Magari riusciamo, anche se non ho full stamina con il tipo lì. Basta che in due lo stunnano una volta. Ma che cazzo di mossa ha fatto? Ma ha fatto la zumpapiriti. Ok, va bene. Doppia carotina di reward. Vuoi comprare una carota? No. Questo gli do i semi ed è felice. E lui mi vende l'acqua. Va bene. Questo vuoi i calzini? No. Non sto trovando equip, purtroppo. Non sto trovando equip. Però va bene. Almeno adesso possono mangiare questi stronzi. Possibile che quando raccogli c'è la possibilità che ti ridi al seme? Mi sa di no. Ma mi servirebbero le bottiglie. Mi sa che dobbiamo fare il Grand Theft Trash. Un giorno 10 ore, dai. Però sto stronzo gli deve passare sto sfinimento. Oh, anche le musichette sono carine in sto gioco, eh. Sì, vedi, 2 di vita ha preso. Ah, oh, blocca 3,75%, bloccare il 70% del danno. Questo serve. Quindi togliamo il calcio barcollante e mettiamo blocca. E lo so anch'io che non mi conviene prendere troppe abilità, raga, ma tanto se non passo da quelle non posso prendere le passive, quindi tanto vale. Ok, ha livellato anche lui. Oh, schivata al 15-40% di non utilizzare energia e dal 15-50% di infliggere sanguinamento. Prendiamo questa, va bene, la gomitata. Che sanguinamento potrebbe essere OP. Oh, 12 ore. Questo cos'è che c'ha? C'è le scalmane, cazzo.
No, sei buono. Dai, 5 ore. Ma se c'è di scalmare gli faccio fare la doccia, dice che gli passa? Non vuole? Ah no, l'acqua è ghiacciata. Ah no, ha freddo, mi sa. Mi sa che ha freddo lo stronzo. Allora, ci servono bottiglie che non ne abbiamo. Sono al 6, loro dovremmo riuscirci. Oh, la madonna, ho visto un 38, regà. Please kill him, nice. Allora, al pelo, con la gomitata tra l'altro. Al pelo, but we did it. Adesso quando si alzano li devo mettere entrambi a... al focherello, perché... stanno schiattando di freddo, poveri cristi che sono nudi. No, no. Ah, c'ho un cappellino, cazzo! Forse mi conviene comunque equiparne uno al top. Così almeno c'ho l'MVP. Che quando c'è da pistare faccio pistare lui. Comprimi dei vestiti, regà. Non c'è nessuno che mi vende dei vestiti. Picchio picchio tiri da, picchio picchio tiri da, picchio picchio picchierello, picchio picchio pazzerello. Allora, dobbiamo, esatto, fare la cosa che abbiamo visto ieri delle trappole. Il problema è che devo prendere il vendor e mi sa che è una roba un po' più advanced, perché l'abbiamo preso molto avanti ieri. Il vendor lì, l'architetto. Non c'è la zona Caritas. No, c'è la zona dove posso chiedere la carità. Però non posso ancora buildarla, perché non ho le bottiglie, sadly. Minchia, ma io avevo... cioè, quando abbiamo fatto la secondaria là, mi ha dato tipo 6 pasti in tutto. Che se li sono già calati. Ma non ce la fai a fare le quest rinunciando al training, perché ti rompono il culo. Ieri, quando abbiamo iniziato a fare progress e abbiamo smesso di trainarli, abbiamo iniziato a morire. Super Steam. Ok, allora hanno livellato entrambi, mo. Dice il centro applicare il sanguinamento su qualsiasi attacco, mi piace. Lui invece... 7% difesa bonus, il calore del personaggio diminuisce il 20%, il personaggio guadagna più esperienza. Prendiamo difesa bonus. No, sei buono, riposati. Allora, lui si riposa full. Bravissimo. E possiamo andare... ah, c'è il tipo al parco che è di level 6. No, c'è il ponte ai bassi fondi di notte, vediamo. Looks like all the street creatures are... ora guardo Phoenix. Let's wake him up. Let's pee in his sleeping bag. Allora, lootiamo qui. Ho trovato delle peppe blu. Ho trovato delle peppe blu. La Matt non mi interessa. Questo è l'architetto. Ok, qui sblocchiamo l'architetto.
Ok, mettiamogli le peppe blu che mi danno 5% di calore e 10% danni da calcio. Poggers. Oh, quindi notte però non mi cagano. Cioè c'è lui da picchiare, credo, ma secondo me mi rompe il culo. Sono allenatore di forza. Non sembri familiare. Vai a fanculo, ti spacco il cranio. Madonna mia. Lo rompo, raga. Go Misha, scelgo te. Level 5, dove vuole andare? Ho deletato. Pirletti. Vai a fare il bulo da un'altra parte. Ah, questo 5 dollarozzi mi dai i pantaloncini leggendari. Che li compriamo. La fede che ci serve per l'altra quest. Ah, ma tra l'altro io sto equipando non Misha, l'altro. Me la sto intando da solo. Ok, facciamo così. E voilà. Bella, Eterbio con i 48. Grazie mille per i 4 anni. Omega, thank you, Johnny, grazie per il supporto. Allora, va bene, possiamo tornare a casa? Ah, costruiamo una torcia qui, almeno riusciamo a lavarci. Almeno riusciamo a lavarci, che fanno schifo. Bella, Girlandaro, buon dì. Rimane sempre il problema del cibo, cazzo. Adesso sta morendo di freddo. Sa come mai? Sta facendo una doccia d'inverno completamente nudo. Che pussi. Pensavo di avere dei barboni veri, non delle femminucce. Ce n'è uno che ha mezza stama, speriamo vada bene. Se no l'ho un po' intata qua. Che uno l'ho arato. Oh baby. Stendimelo Johnny, stendimelo, stendimelo. 45 mi ha fatto. Not fucking legal. Cioè 45 mi ha ucciso, mi ha arrestato e mi ha ucciso ancora. What the hell? Esatto, mi ha fatto il calcio dell'airone, quello di Karate Kid. Che si chiama? Il calcio dell'airone? No, la gru. La gru, cazzo. Il colpo della gru. Che figo è Karate Kid, regà. Ma che bello è Karate Kid. Si è bloccato e non pistava più. E perché, regà, non aveva la stama, probabilmente. Se hai visto con gli occhi di oggi... La serie più bella su Netflix. Sai che non l'ho mai visto? È bello, Karate Kid, eh? Sì, che si chiama Cobra Kai, esatto. Mi sono morendo di fame di PG, raga. Mi tiro sul calore. Dormite. Ah, gli stessi attori del film originale, really?
andiamo al ponte di giorno, vediamo. Just when I thought there was no faith left in humanity, I found the place where all the cool guys are hanging out. Picchia 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 picchia. Allora, questo vuole che picchio i tipi sulla sedia a rotelle per recuperarli la sedia a rotelle. Ieri è quello che abbiamo fatto. Ok, questo gli diamo l'anello e ci dà $5, va bene. Criminali hanno rubato la messa a rotelle, non posso più cavalcare le colline dei mendicanti. Rivolgo la messa a rotelle per l'amor di Dio. Va bene, aiutiamo lui. Qui non mi dice in preview di che livello è lui, vero? Mi dice solo le stats, 23 di vita, 4 di forza. Secondo me me lo faccio anche con Kenshi. Bella Guki con i 4 mesi, welcome beccherino, thank you. Però secondo me dovevano mettere che tipo i barboni così... Guarda che gli ho messo il bleeding. Ti potevano droppare l'equip, che ne so, questo qui c'ha la giacca. C'è possibilità che mi droppa la giacca. Minchia, quanti ne devo picchiare? Oddio, 3 insieme. Ci proviamo. Speriamo che siano delle pippe. Sì, level 2, 3. Liaro. Uno andato. Due andati. Easy. A casa tutti e tre. Beccheso con una buccia di banana. Ok. E ora possiamo andare a... Ok, lui fetta di pizza, carota e 4 dollarozzi. Non male. Ah, in più possiamo pickstare anche lui, che è tipo il boss, mi sa. Però direi di riposarci prima. Oh, con lui proviamo a cucinare qualcosa. Poi dobbiamo prendere l'architetto. No, cazzo. Questi mi sa che mi rompono il culo, ma... Che uno è stanchissimo. Che ha level 8 e 9 anche loro. Nice lo stun. No però. Nope, mi hanno arato. Cosa mi lutano? Buono, dai, solo una bottiglia. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Ah, Grand Theft Trash lo dobbiamo skippare alla grande. Le palle ghiacciate. C'è un problema di palle. Mica, ci sono meno 60 watt. Meno 60 gradi è la morte, cazzo. Cioè, io c'ho i PG letteralmente in mutande. Cioè, meno 60 gradi se il mestolo che usa per girare il coso del cibo è di ferro, lo tocca e si congela. Presto, presto, al fuoco. Muore anche la gente dentro le case con meno 60, esatto. Allora, possiamo provare però andare a pistare i tipi. Vediamo com'è, cioè lui. Minchia, level 11 lui, porca troia, 12? Beh, però 2v1 lo ariamo. Ora lo stunnano, vero? Spero che lo stunnano. Oh la madonna, però 9 di vita, dai! Che dodge mi ha fatto? Arato! Canotta sporca. 10% salute buona, 10% 5% calore. Good, più un cibo. Tanta roba questo. Questo ieri non l'avevamo trovato. Go, we got the equip. E di notte dobbiamo andare a prendere l'architetto, vero? Ok, sono le 4.
Era bianca, assolutamente. Dobbiamo solo macchiarla ora. E prendiamo l'architetto per fare le trappole per i topi e vedere se workano. Prima c'è da costruire il banco da lavoro. Vabbè, la roba ce l'ho. Fatto. Punto dei bassi fondi. Ma che cazzo, non è notte? Ma non è notte? Scusa, a mezzanotte triggerà la notte? Ah sì. Architetto, 5 dollari, reclutiamolo. Quello della forza per il momento non mi interessa. Ok, allora abbiamo l'architetto che finché non è giorno però dorme, perché poverino, l'abbiamo appena invitato. Cosa fai? Non lo fai dormire come prima cosa? Allora. ...7% velocità d'attacco bonus, molto buono. Personaggio può retrocedere in combattimento se è impostato lo stile di combattimento ranged. Si sposterà a una distanza specifica e poi si fermerà. Non può muoversi all'indietro se ha poca energia di fronte a un muro. E che cazzo me ne faccio? I feel the scam. Prendiamogli questo per prendere poi l'altra passiva. Bravo Cosmo, no? Complimenti. Hai mancato il Prime, grazie per i 9. Ah, un po' di giorni che hai mancato il Prime. Bravo, cioè voi scrivete in chat e non ve ne accorgete. Insane. Devo mettere la chat Sabolli. Ok, allora. Trappole per topi, 5 dollarozzi. Compro subito. Non le metto, cazzo, ma non vedi il nome, cioè, ma è tipo un bel po' di giorni che ho notato. Ho detto, vabbè, avrà dato il prima a una cavalca banane. Buon per lui. Ah, da una probabilità del 30% di non subire danni quando si para. Allora, ho un punto per, ho uno slot per un'abilità. Ho il pugno derubante. Il personaggio diminuisce del 20%. Tiene 7% di difesa bonus. 5% di sfinimento su qualsiasi attacco. Questo come andare a prendere quelle passive lì che non mi sembrano male. Di non ricevere danni al prossimo colpo. Va bene, prendiamo la gomitata. Gliela metto anche come abilità, che sembra good. Allora. Oh, qui abbiamo fatto tutto. Manca il parco giochi, ragazzi. C'è da picchiare lui. Che teoricamente dovrei sfondarlo ora. Figa miscia, c'ha 46 HP, raga. Cioè, è enorme. Deletto. Sam, l'unica cavalca banane a cui do la mia sub, sei King Elon. Bravo Audi, giusto così, giusto così. Ok, 3 fiori che sono quelli per la quest per la tipa. Abbiamo tutto per lei. Ok, Raperonzolo l'abbiamo consegnato alla quest. Ha detto che sono il suo barbone preferito. Va bene, allora possiamo fermarci qui per ora.